Ed eccoci, benvenuti in questo nuovo video. Andiamo a parlare un po' di ufficialità di calcio mercato in due squadre rossolù, Cosenza e Crotone. Un'uscita e un'entrata. Io partirei dall'uscita in casa Crotone perché Bernardotto lascia il progetto di Mister Lerda in prestito per accasarsi alla Calarese. Parliamo di un attaccante classe 1000 e 997 che giustamente lascia la Calabria e va in quel di Carrara con una squadra comunque ambiziosa che vorrà sicuramente lottare nel girone B di Serie C per centrare l'alta classifica. Bernardotto potrà trovare spazio nonostante la concorrenza, perché lì davanti la Calabrese comunque ha giocatori di livello, Energe, Capello, comunque giocatori validi. E parliamo comunque di una squadra tutto sommato ambiziosa. Dispiace un po' perché avrei voluto parlare di un Bernardotto decisivo, però purtroppo credo che non abbia mai neanche fatto gol quest'anno. Ha giocato veramente con il contagocce, proprio quando Gomez stava malissimo, e purtroppo non si è mai inserito nei progetti, nei programmi di Mister Lerda, nonostante sia comunque un buon attaccante. Però deve avere fiducia intorno a lui, deve essere messo al centro del progetto come fu ai tempi della Vibonese, in cui fece veramente bene. Quell'anno io stesso l'ho visto in prima persona, fece molto molto bene, forse arrivò addirittura anche in doppia cifra, tanto che poi lo prese l'Avellino e ha fatto l'ore di Plescia. Bernardotto ha fatto l'ore di Plescia quell'anno, ovvero andare in una squadra in una piazza molto ambiziosa. Sarebbe dovuto magari andare in una squadra, non passare dalla salvezza alla promozione, ecco, nelle intenzioni, ma andare in una squadra un po' di mezzo. Poi, così come anche Plescia, si è bruciato all'Avellino, purtroppo. Però adesso ha ancora lo spazio e il tempo per poterla rifarsi e lo farà quindi in quel di Carrara. Crotone che non lo vuole perdere, perché comunque è un prestito secco, e poi a fine anno vedremo che cosa farne di lui. Il Cosenza rinforza il reparto offensivo, rimpiazza Butic che è andato alla Feralpi e annuncia finalmente Finotto, attaccante classe 92, calciatore accostato al Cosenza di Mister Viali da ormai diverso tempo, terzo dei sei acquisti decantati dal Mister in conferenza. Mika il primo, il secondo è Cortinovis, il terzo è un attaccante di esperienza, di categoria, proveniente dalla SPAL. Giocatore non giovane, perché non è giovane, però sicuramente va a dare alternative a Larrivei, visto che ha sempre tirato la carretta Larrivei, che quest'anno sta deludendo, parliamoci chiaro. L'anno scorso ci ha trascinato alla salvezza, quest'anno purtroppo spesso è stato invece un'ancora e si è sentita l'assenza di un'alternativa veramente valida, perché Butic non è stato mai considerato, nonostante per caratteristiche sia simile alla Rivei. Finotto lo è ancora di più, fisico, fa salire la squadra, può fare a sportellate, comunque è abbastanza bravo sotto porta, arriva definitivamente, quindi è di nostra proprietà, ha firmato fino al 2024 e quindi progetto semilungo con lui. Come dicevo, giocatore comunque di categoria, ci serviva, poi vedremo se saprà integrarsi bene, se saprà scendere e vestire questa maglia al meglio delle sue possibilità. Io spero, però di altri sulla piazza era difficile trovarne, perché a Cosenza in questo momento, parliamoci chiaro, possono venire solamente gli esuberi di altre squadre. Più di questi non possiamo permetterci. Finotto era un esubero alla SPAL e quindi per lui sono aperte queste possibilità, però più di questo non possiamo pretendere, ecco, per questo Cosenza, e ci sta. Speriamo che si possa integrare fin da subito nei meccanismi di Viali per darci quel contributo che ci serve per uscire dalle sabbie mobili. Io a questo punto mi fermo. Vi saluto e ci vediamo alla prossima. Ciao a tutti, ragazzi.